Sono rimaste, diciamo, anche quelli che riescono a resistere al freddo, perché un po' è anche fredda la serata. Quindi, siccome è un dialogo che, diciamo, continuerà nei prossimi mesi, non dobbiamo esaurire tutta la discussione stasera. Ci rivedremo e quindi potremo ulteriormente approfondire questi temi. Naturalmente gli assessori hanno risposto alle per le parti che a loro riguardavano. C'è una parte come assessore all'urbanistica a cui devo rispondere io, perché sono anche assessore all'urbanistica, e che è quello di rassicurare gli amici che qui ci venivano a rappresentare la preoccupazione che le aree a servizio potessero essere edificate. Io posso dire che in questo mese di lavoro, per la prima volta nella storia urbanistica di Martina Franca, la Regione Puglia si è opposta al TAR contro un provvedimento di un commissario ad acta che aveva retipizzato. Questo è un fatto inedito per Martina, perché, lo spiego anche perché, perché hanno capito che alla musica Martina è cambiata veramente e che quindi tutti devono fare la loro parte, anche chi ha dormito, diciamo, un po' negli ultimi anni. Il problema però resta quello: noi i soldi ai cittadini per comprare tutte le aree a servizi non li potremo mai chiedere. Come fare allora ad avere le aree a servizi che diventino dei servizi reali, veri, cioè parcheggi, ovvero verde, ovvero altri servizi previsti, senza chiedere i soldi ai cittadini? Noi pensiamo che la nuova strumentazione urbanistica che stiamo proponendo alla città dica ai costruttori: vi facciamo costruire se contemporaneamente ci realizzate questi servizi. Questo è il ragionamento. Poi vedremo qual è l'equilibrio economico che fa fare questa cosa in un periodo difficile come questo, in cui i costruttori non vogliono costruire perché le banche non danno i finanziamenti ai ragazzi che si devono comprare le case. È un passaggio molto difficile, però questo è lo schema che abbiamo in mente, che ha funzionato in altre parti in momenti più facili e potrebbe funzionare anche qui. Questa è la, diciamo, la risposta a un tempo più semplice e più difficile che la città ha di fronte per i prossimi mesi. Quali altri problemi sono stati sollevati sul piano urbanistico? Diciamo che dobbiamo ragionare di centro storico. Finita l'estate, abbiamo il momento della riflessione. Sul piano dei risultati l'estate è andata bene. Credo che questo sia dovuto al fatto che l'intera amministrazione, consiglio, giunta e sindaco si sono impegnati perché quest'estate ci fosse una risposta adeguata. Però oggi bisogna risolvere, bisogna riflettere sul centro storico. E quando dico riflettere sul centro storico è che non dobbiamo pensare alle persone che stanno nel centro storico, perché è facile per chi sta fuori del centro storico dire le auto lì non le voglio, i problemi sono solo quelli della cura, della bellezza, della pulizia, perché quando vengo voglio trovare pulito e bello. No, i problemi del centro storico sono i problemi della residenza del centro storico. E allora, quando l'assessore Infante diceva occupiamoci di emigrati presenti sul nostro territorio, ci sta dicendo occupiamoci di centro storico, perché probabilmente gli emigrati stanno lì, e quindi per integrarsi e per sapere che cosa si fa nel centro storico per preservarlo, noi li dobbiamo identificare e glielo dobbiamo dire, però devono colloquiare con noi, non li dobbiamo ignorare. Questo è un aspetto del centro storico. Un altro aspetto del centro storico è che a Martina dicono sempre che mancano i parcheggi. Noi abbiamo liberato un parcheggio come quello di Piazza da Gioia a 6 minuti precisi di un passo normale dalla porta del municipio. Voi ci mettetevi a passo normale e andate dalla porta del Palazzo Ducale in Piazza da Gioia. Ci mettete 5-6 minuti. Perché
vuoto ancora Piazza Arancione, perché noi siamo abituati a pensare che il centro storico, la macchina, la dobbiamo lasciare intorno al centro storico, mentre nelle altre città così non avviene. Si entra nel bar con la macchina, Martina. Nelle altre città questo non avviene. Per rispettare il centro storico le altre città si organizzano. Noi gli abbiamo messo la navetta è vuota, ci criticano per questo, e tuttavia noi stiamo resistendo su questo punto, perché noi dobbiamo discutere con la città su un piano della mobilità, e per fare questo noi ci dobbiamo impegnare. Questo è parlare del centro storico, altrimenti ci stiamo dicendo delle sciocchezze. Come un altro ragionamento su cui stiamo ragionando, ma lo vogliamo discutere con i cittadini del centro storico e con la città. Secondo noi ai cittadini del centro storico spettano gli estramurali come parcheggio esclusivo, altrimenti noi stiamo chiacchierando del centro storico, stiamo pensando a noi, non a quelli che stanno nel centro storico, stanno pensando a noi che veniamo da fuori, vogliamo parcheggiare in via Bellini e vogliamo entrare nel centro storico. Invece noi dobbiamo pensare a chi ci sta nel centro storico, quindi questo è il dibattito che noi dobbiamo cercare di sviluppare. Guardate, io non sono sfiduciato. Penso che le abitudini possano cambiare se noi assumiamo un obiettivo, ma questo obiettivo noi lo dobbiamo assumere con determinazione. Guardate, proprio stamattina, 5 ottobre, è arrivata una lettera che io ritengo significativa, e lo dico a chi sfidando il freddo è ancora rimasto qui, no? Perché questa è una lettera che fa piacere a un sindaco e deve far piacere pure a voi. Che cosa dicono questi signori? Questi signori, egregio sindaco dottor Franco Ancone, che sono io, con la presente vorremmo informarla sinteticamente sugli sviluppi di alcuni lavori di ricerca condotti negli ultimi anni dal nostro gruppo di ricerca del Politecnico di Bari. Stiamo parlando della facoltà di ingegneria di Bari, ed avendo ad oggetto il centro storico di Martina Franca. In particolare l'interesse della ricerca si è rivolto all'analisi morfologico-visuale del tessuto urbano antico, e qui si sbarrisce pure il sindaco, però stanno dicendo che ci hanno lavorato su, nell'ambito di un dottorato di ricerca di alcuni progetti scientifici attraverso le modalità di rilievo e di modellazione urbana. Cioè sta dicendo che ragazzi, a proposito dei ragazzi, che si sono laureati, che si sono laureati bene e hanno vinto una borsa di studio, quindi sono i migliori ragazzi del Politecnico, oh no, professore, sto sbagliando, no? Si sono occupati del centro storico di Martina Franca, e questo è un fatto incoraggiante. Poi concludono la lettera, non ve la leggo tutta, dicendo: siamo a vostra disposizione per approfondire la questione. Penso questa lettera, ora io scrivo di solito qui, assessore Sciappi, che è il nostro ineffabile professore, prende contatto con il Politecnico e credo organizzeremo un incontro, se è possibile anche pubblico, se loro vogliono, perché questi giovani ci diranno qual è la loro idea, essendo giovani, moderni, con una visione moderna del loro futuro, ci vengono a proporre la loro idea. Ecco, guardate, se c'è questo interesse da parte delle strutture scientifiche e non riusciamo a saldare questo interesse da parte delle strutture scientifiche al sentire della nostra comunità che riflette sul centro storico, noi forse avremmo fatto fare un vero passo in avanti alla discussione. Guardate, questo è estremamente importante che lo facciamo da subito, per non scoraggiare la signora che è venuta a dirci: guardate che io mantengo una postazione commerciale del centro storico, che a voi vi consente anche di tenere, magari non l'ha detto, anche una luce accesa nel centro storico. E qui una discussione deve essere fatta con la commissione consigliare che si occupa del regolamento IMU o delle altre tasse comunali, perché quello che dobbiamo cercare di capire, e sono sicuro che la commissione consigliare presieduta dal consigliere Carlo, questo saprà farlo, è quello di capire
come mai poi da una parte tutti vogliamo animare il centro storico e poi i migliori negozi, i migliori punti del centro storico sono chiusi? È perché i fitti sono troppo alti, è perché la tassazione è troppo alta e la dobbiamo incentivare. Sono discussioni serie che dobbiamo fare, che dobbiamo condividere tutti quanti insieme, scelte importanti che si devono fare. Noi nel 94 immaginammo nel 94 che potesse essere utile, per esempio, dire che chi abita nel centro storico può essere esentato fino a 50 metri di casa dalla spazzatura, dal pagare la tassa dalla spazzatura. Per molti cittadini di Martino è stato detto, questo ha significato, gli albanesi non pagano, non è che hanno detto, meno male che ci sono gli albanesi perché almeno qualcuno nel centro storico ci sta, tanto per capirci. Noi su questo ci dobbiamo intendere, quando parliamo di centro storico non parliamo di pietre, ma parliamo di uomini, perché così assumeremo l'ottica giusta per il centro storico. Poi parliamo anche di pietre, perché sicuramente noi faremo ordinanze che dicono ai proprietari del centro storico, voi le case le dovete imbiancare così come si faceva una volta, altrimenti le dovete cedere quelle case, perché chi le prende le deve imbiancare. Questo anche lo dobbiamo fare, dobbiamo parlare di pietre, ma dobbiamo sempre guardare agli uomini che stanno al centro storico, a chi fa il commercio, a chi fa la residenza, e targettare su di loro le nostre iniziative. Quando dico questo, sto dicendo anche della nuova pianificazione urbanistica, perché se noi invece di fare una pianificazione urbanistica solo espansiva facciamo una pianificazione urbanistica che sia puntata anche sul recupero, anche lì potremmo ragionare sul centro storico. Caro Massaro e altri che sono intervenuti, purtroppo la città è quella che è. Come vedete ci restano solo due o tre strade, quasi tutte, le altre sono private. C'è chi per favorire l'insediamento commerciale le lascia aperte, c'è chi per ostacolare l'insediamento commerciale le sbarra. A seconda degli equilibri che si creano, voi potrete trovare in pieno centro delle sbarre orribili che sembrano quelle di passaggio a livello, che sono schifose per me da vedere, e tuttavia segnano il carattere urbanistico di questa città che noi abbiamo ereditato. Allora, se da una parte genera qualche problema, dall'altra ne generano altri, perché noi non possiamo spendere i soldi nelle aree private. È il primo intervento, quello del signore che dell'ospedale, il primissimo intervento, stava parlando di una stradina che sta vicino all'ospedale, che ha delle buche profonde almeno di mezzo metro, che il condominio non ha mai deciso di fare. Allora apriamo anche lì una discussione. Se noi come collettività dobbiamo assumere quelle strade di quei quartieri, potremmo anche decidere che in alcuni quartieri, pensate a come può essere utilizzato intensivamente, giusto per capirci, no? La zona che sta vicino alla vetreria, ecco, quella è una zona vicino alla vetreria dove stava l'Arca di Noè, via delle scienze e via delle arti. Quella è tutta aperta, eppure quella è tutta privata. Se la città dovesse decidere, potremmo anche farlo nella nuova strumentazione urbanistica, di dire quali sono i condomini che vogliono cedere al comune le strade, perché noi ci si possa impegnare a mantenerle, potremmo fare un patto di questo tipo. Ma fino ad allora questa angoscia, se tocca a noi o tocca a loro, purtroppo ce la dobbiamo sorbire, perché è una delle storture di un piano regolatore nato 40 anni fa per fare un'edificazione intensiva così come l'abbiamo conosciuta a Martina Franca. Quindi guardate, tutti i problemi sono aperti, noi stiamo parlando di 4 mesi di amministrazione, dovremmo avere 5 anni e 8 mesi
da fare, no? Quindi al lavoro ci continuiamo a impegnarci sia nei forum, che così speriamo di avere la vostra collaborazione per trasmettere ad altri cittadini che a questo forum magari non hanno partecipato perché stanno a casa, perché non erano informati, perché vogliamo che i cittadini partecipino attraverso questi forum all'amministrazione. Noi vi ringraziamo per l'ascolto che ci avete dato e per i suggerimenti che ci avete dato. Ringrazio i consiglieri comunali che hanno ascoltato il vostro dibattito e che sicuramente faranno tesoro delle cose che così qui sono state dette, gli assessori che hanno esposto il loro lavoro. Spero che ci si ritrovi sempre di più a condividere progetti nuovi. L'ultima cosa, perché Lorenzo se no mi ha fatto un buco, ha detto parla della Soget, perché la Soget rivenderà un tema, giustamente lui che fa parte del mio staff dice parla di un tema che ci rivenderà. Che cos'è la Soget? La Soget è la società a cui a noi abbiamo, non noi, il commissario prefettizio, mentre io mettevo la fascia, firmava con la Soget un contratto. La Soget è una società che è stata incaricata di recuperare le tasse base dei cittadini. Sul piano, diciamo così, della intenzione, è un'ottima intenzione, perché siccome noi stimiamo che ci sia un terzo di evasione a Martina, questo significa che se tutti i cittadini, ma anche in Italia il problema è uguale, pagassero le tasse, noi di quegli aumenti di punti dell'IMU di cui ha parlato l'assessore Basile non ce ne sarebbe bisogno, anche in presenza dei danni che abbiamo avuto da Tributi Italia, anche in presenza dei debiti fuori bilancio di cui vi parlavo all'inizio. Cioè anche in presenza di questi massicci ammanchi noi saremmo riusciti a garantire l'aliquota minima se tutti pagassero le tasse. Quindi sul piano del principio è giusto che la Soget faccia il suo lavoro. Il problema che si sta scatenando qual è? Che la Soget il suo lavoro lo deve fare bene. Una cosa è vedere Franco Ancona paga la Tarsu, sì, se la paga, su quanti metri la paga, si fanno i calcoli, perché se io pago 315 euro divido per la tariffa per le abitazioni più o meno so il numero dei metri quadri, poi vado sui dati catastali, vado a vedere se corrisponde, se io ho dichiarato quei metri quadri nulla questio, se invece ho dichiarato di meno ti chiamo e dico presentami i tuoi dati perché secondo me tu hai dichiarato di meno, va bene? Questo dovrebbe essere il modo di lavorare. Se invece la Soget, come sembra, almeno per alcune categorie, dice indiscriminatamente, senti, mandami la planimetria, che tipo di attività fai, dove sei, cosa fai, allora calma, no? Tu è che con una lettera vuoi risolvere i tuoi problemi e me li vuoi creare a me, contribuente, perché se io ti pago, nulla ti devo come informazioni, anche perché esiste un principio che tutte le informazioni, specialmente con il digital device che stanno annunciando sempre come strumento di colloquio tra la pubblica amministrazione attraverso le tecnologie informatiche, tu le cose le devi sapere, quindi tu le cose te le procuri, perché la pubblica amministrazione non è il comune di Martina Franca, la pubblica amministrazione è il comune di Martina Franca, l'agenzia del territorio, cioè il vecchio catasto, le finanze, il genio civile e quanti altri, l'Enel che ha anche bollette, le poste, cioè quanti hanno informazioni su di te su cui tu puoi arrivare attraverso i canali telematici. Quindi non mi costringere ad andare, se io ricevo una tua domanda dal geometra, di farmi una planimetria che la devo portare a quelli della società perché paghi le tasse. Questo aspetto noi l'abbiamo subito censurato e hanno detto alla società va bene,
la tua azione, perché ci serve, perché l'anno 21 vogliamo gravare meno i cittadini onesti che pagano le tasse, però la devi fare con una, in modo corretto, così come previsto. È evidente che nell'un caso bisogna mandare le persone a chiedere informazioni, nell'altro caso mando una lettera e pretendo che il cittadino mi dia le informazioni. Le cose sono completamente diverse, perché evidentemente vuoi risparmiare sui costi e vuoi guadagnare solo l'aggio. Questo è il problema della società. Credo che l'assessore sia impegnato in questo senso per arginare immediatamente questo tipo di fenomeno e naturalmente faremo sì che la società rispetti il contratto così come l'ha firmato. Dopodiché, cari cittadini, e qui finisco, il nostro target qual è? Quello di dire che questo contratto, che dura 3 anni, per 3 anni la Soget fa questo servizio. Nei 3 anni noi dobbiamo assumere personale qualificato al comune, per cui questo servizio lo deve fare il comune. Questo non è stato possibile perché è stato scientificamente smantellato l'ufficio delle entrate a Martina Franca. Cioè, si doveva fare così, perché così doveva essere, in modo che qualcuno pagasse e altri non pagassero. Quindi anche su questo aspetto noi stiamo lavorando. Appena troviamo una risorsa esperta in tributario, siccome sapete che le assunzioni si fanno prima che con le mobilità e poi con il resto, noi cercheremo di costituire subito un'ossatura di un ufficio delle entrate, così fra 3 anni forse di Soget non è il comune di Martina Franca, anzi senza forza, fra 3 anni il comune di Martina Franca non avrà più bisogno della Soget, e spero anche che i cittadini di Martina Franca abbiano fatto tutti il loro dovere, perché si paghi tutti e si paghi meno. Grazie.